Varata la manovra, a pagarla sono ancora una volta i consumatori. Caro carburanti, è ora di tagliare le accise dimenticate. Rate mutui a tasso variabile, dalla prossima scadenza saranno più care. Rogo stazione Tiburtina, Adiconsum ha chiesto incontro a Ferrovie. Mutui, la sospensione delle rate può essere richiesta fino al 31 dicembre. Blackout informatico Poste, pronto il modulo per la richiesta del rimborso. ENAC, le iniziative a tutela dei viaggiatori aerei disabili. Benvenuti al TG di Adiconsum, il TG dedicato interamente al consumatore. Una manovra da oltre 70 miliardi, quella varata dal governo per stabilizzare i conti pubblici. Ed ancora una volta una manovra a suon di tagli alle detrazioni alle famiglie. La manovra è legge ma pagano le famiglie, così ha titolato Conquiste del lavoro il quotidiano della CISL all'indomani del varo della manovra. Quale sarà il futuro delle famiglie italiane alla luce di questo provvedimento? La CISL ha perfettamente ragione, perché questa è una manovra che incide pesantemente sul reddito delle famiglie. Meno reddito significa meno consumi, significa meno produzione. Quali le misure seconda di Consum che il governo dovrebbe adottare per risollevare il paese? Si devono tagliare i costi della politica, anche i costi più generali diretti da parte dei deputati, mi riferisco agli stipendi e alle pensioni. E inoltre è necessario fare una reale lotta all'evasione fiscale. Bisogna realizzare una grande stagione delle liberalizzazioni. Le liberalizzazioni sono sulla bocca di tutti, ma non sono in tasca di nessuno. Torniamo a occuparci di carburanti ed in particolare delle accise dimenticate, cioè di quelle istituite per gestire situazioni di emergenza come la guerra in Etiopia del 1935 o la crisi di Suez del 1956 e mai più rimosse. Associazioni consumatori, tra cui Adiconsum, benzinai, autotrasportatori, tassisti, noleggiatori, oltre a chiederne la rimozione, hanno dato vita a un comitato. Il caro carburanti è dovuto in massima parte al costo delle accise. Che cosa si può fare? Beh, noi chiediamo innanzitutto che le accise dimenticate vengano rimosse, perché sono state istituite per scopi specifici che si sono ampiamente esaurite. Se proprio questo non è possibile, chiediamo che i proventi che derivano dalle accise dimenticate, circa 11 miliardi di euro l'anno, vengano utilizzati per migliorare la mobilità delle merci e delle persone. Che cos'è il Comitato 25 Luglio? È un comitato che nasce oggi e unisce diverse associazioni che in passato si sono trovate anche su posizioni contrapposte. Quindi tutti insieme per combattere in questo caso il caro accise, ma poi il caro assicurazioni, il caro pedaggi, il caro traghetti e comunque le problematiche che ci si presenteranno. Aumentano le rate dei mutui a tasso variabile. La Banca Centrale Europea ha infatti alzato i tassi di riferimento dall'1,25 all'1,50%. Quale sarà l'impatto per le famiglie? Vediamo il servizio. La Banca Centrale Europea ha aumentato il costo del denaro dall'1,25 all'1,50%. Che cosa comporta questo aumento per le rate dei mutui a tasso variabile? Significa che dalla prossima rata questi mutui costeranno di più, perché il tasso della BCE, anche se non direttamente fissato sui mutui, comunque incide sui tassi di mercato, il cosiddetto tasso Euribor, per cui sicuramente anche quel tasso in termini di poco tempo raggiungerà quell'aumento dell'1,50. Per fare un esempio, un mutuo di 100.000 euro, quale sarà la rata da pagare? La rata da pagare sarà aumentata mediamente fra i 9 e i 13 euro, dipende ovviamente da quanto è lungo il finanziamento, 15, 20 o 30 anni, e a che punto si è dell'ammortamento. E all'anno? Avremo un aumento medio di circa 150-200 euro l'anno. In merito al rogo alla stazione Tiburtina, Adiconsum ha chiesto un incontro urgente a Trenitalia e a Ferrovie dello Stato per definire le modalità di rimborso e risarcimento del danno subito dai viaggiatori. Non appena avremo notizie, le pubblicheremo sul nostro sito www.adiconsum.it. È stata prorogata fino al 31 dicembre prossimo la possibilità per i titolari di mutui di importo fino a 150.000 euro, reddito imponibile fino a 40.000 euro e che abbiano subito perdita dell'occupazione o cassa integrazione o morte di un familiare, di sospendere il pagamento del mutuo per 12 mesi, in virtù dell'accordo piano famiglie siglato tra ABI e associazioni consumatori. Le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2012. C'è tempo fino al 31 dicembre per presentare la domanda di rimborso per il blackout informatico di Poste Italiane verificatosi dal 1 al 10 giugno scorso. Il modulo è disponibile in formato cartaceo in tutti gli uffici postali ed in formato elettronico sul sito www.posteitaliane.it e anche sul nostro sito www.adiconsum.it.
Nella sua ultima relazione, l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha evidenziato le attività svolte a tutela dei viaggiatori disabili. Quali sono stati i risultati più significativi per la tutela dei diritti dei passeggeri aerei messi a segno dall'ENAC? Guardi, noi abbiamo sempre avuto un grossissimo interesse in questo settore, abbiamo cominciato nel 2000, credo che siamo uno dei paesi europei che ha avuto i risultati più importanti. E nell'ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda il regolamento 1107 sui passeggeri disabili a mobilità ridotta, direi che il grosso risultato è avere pubblicato la carta dei diritti in Braille per passeggeri non vedenti, e in più abbiamo anche pubblicato un'edizione della Safety Cards a bordo degli aeroplani per passeggeri non vedenti e ipovedenti. Ed ora la nostra rubrica Un problema, una soluzione. Potete inviare le vostre domande all'indirizzo mail infotv@adiconsum.it. Mi hanno cancellato il volo, che cosa posso fare? Innanzitutto chiedere e pretendere dalle compagnie aeree l'assistenza a terra. L'assistenza consiste in pasti, bevande e eventualmente anche l'alloggio, ove sia necessario un pernotto, a cura della compagnia aerea. Tutto questo deve essere fornito in attesa di una riprotezione di un volo, e se il volo non viene dato, deve essere rimborsato anche il biglietto che è stato pagato. A chi mi devo rivolgere quindi? Innanzitutto alla compagnia aerea. Se all'interno il volo è all'interno di un pacchetto di viaggio, al tour operator, all'agenzia che hanno organizzato il viaggio, e poi alle associazioni dei consumatori come Adiconsum, che possono assistere in qualsiasi momento i consumatori. Ed ora la nostra rubrica Una domanda a. Perché quando viaggiamo in autostrada fare il pieno costa di più? Mangiare un panino costa di più? Prendere un caffè costa di più? Ma le società concessionarie autostradali, violando una norma, un principio generale, peraltro ribadito dal Consiglio di Stato, applicano un tariffario, cioè incassano una royalties che va sui carburanti circa 10 centesimi al litro, sul panino arriva al 50% e così per il caffè. Il segreto è tutto qua, abbiamo privatizzato le autostrade, in realtà abbiamo privatizzato i profitti. Il nostro TG finisce qui. Vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro sito tv.adiconsum.it oppure sui canali TV Adiconsum di YouTube e Vimeo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.